per essere qui. Questa è la terza serata della settima edizione del Cleto Festival. Questa è l'ultima serata e, come dire, noi come organizzatori ci arriviamo stanchi però contenti allo stesso tempo, perché le serate precedenti e questa qua ci fanno sperare bene per il futuro, per un futuro che questo festival riesca ad andare oltre ogni limite. Noi ci eravamo prefissi l'obiettivo nel 2011 di creare una manifestazione e al contempo di riuscire a dare visibilità a questo paese che era bellissimo ma ahimè poco conosciuto sia in Calabria che nel resto del paese e in Italia in generale. E nel giro di poco tempo questa manifestazione è cresciuta ed è riuscita a superare ogni limite, sia limiti, soprattutto il limite più grande che noi ci portiamo sempre e penso che non ci lascerà mai, è il limite economico, perché questa manifestazione si regge sul contributo di tutti, quindi però tranne il contributo delle istituzioni, come dire, regionali, provinciali e nazionali. Questa iniziativa ha come fine, lo ripeto, era quello di dare visibilità al paese e ci siamo riusciti anche con questo handicap. E in virtù di ciò io voglio fare un breve ringraziamento a tutti gli sponsor che in questi anni ci hanno supportato. In particolar modo quest'anno ringrazio l'Agriturismo La Gioiosa, che è una struttura qui a Cleto che invito tutti a visitare magari da domani o per le vostre ricorrenze o per passare una domenica tranquilla. Grafiche Calabria, che hanno da sempre pure sostenuto il festival, e tanti altri. E poi un ringraziamento in generale lo faccio a tutte le persone che in questi anni ci hanno aiutato. E quando dico tutte le persone mi rivolgo veramente a tutti, a chi ci ha dato un consiglio, a chi ha contribuito magari, non lo so, all'allestimento dei palchi, a chi ha preparato il pane, perché noi abbiamo recuperato questa antica tradizione di fare il pane, che è la ciaretta, questo pane storico che si era quasi smarrito, invece l'abbiamo recuperato. Allo stesso tempo abbiamo cercato di, attraverso questo prodotto alimentare, abbiamo cercato di dare anche un messaggio al territorio, che era quello legato all'olio, perché questa comunità ha tantissimi ulivi e quindi era giusto abbinare questo concetto di cultura legata alla gastronomia. Infatti i menù che hanno seguito, insomma, e che potrete gustare pure questa sera sono tutti legati al chilometro zero. Abbiamo preso prodotti, insomma, chi ha sballiggiato dispense di casa mettendo a disposizione delle salse e altre cose, dei salumi e via dicendo. Questa è stata una bella cosa che è stata apprezzata soprattutto da chi si è poi avvicinato agli stand gastronomici, notando veramente la differenza tra il cibo nostro e il cibo di altre manifestazioni che non hanno la stessa qualità. Io brevemente presento la manifestazione di questa sera, che è la presentazione di un libro di due amici che hanno da sempre seguito le dinamiche di Cleto e sono l'autore del libro è Francesco Cirillo, che veramente vi chiedo un applauso, ma non perché è qui. Io l'applauso gliel'avrei fatto a prescindere se fosse stato qui o in un altro posto, perché è una persona veramente col cuore grande che si è sempre, come dire, spesa per gli ultimi, per tutte le cause. Sì, anche per le cause perse, perché siamo stati sempre, come dire, in qualche modo affascinati da chi perde, non mai da chi vince. E Francesco è stata una persona che si è fiondata su tutte le battaglie, sia su quelle ambientali in particolar modo. Io l'ho conosciuto per una vicenda che, ahimè, è una vicenda triste, che è la vicenda della Jolly Rosso, però all'interno di quella manifestazione poi è nato un movimento che ha portato a un'assemblea, una manifestazione nazionale ad Amantea nel 2009, giusto? Nel 2009 a ottobre e da lì, insomma, si è iniziato questo rapporto di collaborazione con lui che mi ha portato a conoscerlo meglio e posso garantire a tutti che è una persona speciale. Infatti io lo ringrazio veramente di cuore. Grazie Francesco. E poi c'è Claudio, che Claudio è una persona altrettanto squisita. Io insieme, come dire, li definisco una sorta di supereroi delle ingiustizie, volano su ogni situazione. Ed è vero, perdonatemi, io non sono qui per lavarvi la faccia, ma perché siete in grado di farlo da voi, però è giusto che alcune cose vanno dette, perché stare da questa parte, quindi dalla parte degli ultimi, dalla parte di chi
e ci arriva a malapena, diciamo così, dalla parte di chi lotta per le ingiustizie, dalla parte di chi non si arrende, non è facile, perché ci sono tante strade e questa che abbiamo, come dire, noi come Cleto Festival e voi come attivisti, come giornalisti, come persone impegnate nel mondo della cultura, non è sempre facile e lineare. E niente, ci troviamo qui questa sera per presentare un libro, che il libro si chiama, il libro di Francesco Cirillo, che si chiama Sud e Ribellione, che è uscito da poco tempo, quindi chi volesse in qualche modo approfondire poi le dinamiche all'interno del libro, qui c'è un banchetto e li invito tutti quanti ad acquistarlo. Il libro in sé racconta un percorso lungo anni, che parte dagli anni 70 e arriva a tutt'oggi, analizzando le varie dinamiche che si sono, come dire, inserite nelle lotte sociali, nelle lotte ambientali per la difesa del territorio e della Calabria in generale. È un libro molto interessante, io invito veramente tutti le persone ad acquistarlo. È un libro che insomma racconta forse una storia veramente vissuta sul campo, non è un romanzo inventato, è un libro vissuto sulla strada, è raccontato anche scritto magari con sacrifici, perché non è sempre facile poi, come dire, trovarsi a difendere gli ultimi o a fare alcune denunce, perché poi basta poco per trovarsi in tribunale, perché come si suol dire le lobby, i potenti hanno gli avvocati buoni e sono facili da citare e a citarti in giudizio. E a questa storia ricordo ad esempio pure la storia di due amici che per la difesa del territorio poi sono trovati addirittura in un processo a Genova contro la linea Messina, e sono Gianfranco Posa, Francesco Saccomanno e tanti altri. Meno male che poi ne sono usciti, come dire, illesi da questa cosa. Io prima di passare la parola a Claudio volevo fare una domanda a Francesco, allo stesso tempo la faccio pure a Claudio. Un paio di mesi fa, un mesetto e mezzo fa, ho viaggiato in macchina da Torino fino a Cleto, e ho notato una cosa che mi è rimasta impressa e in qualche modo si aggancia pure con il discorso del libro e forse anche un po' più in generale. Ho notato che nelle regioni del nord c'è un'attenzione differente. Mi chiedo se sono ambientalisti o più di noi o meno. Nello specifico ho visto che ad esempio in Toscana, in Lazio e nelle altre regioni, passando per strada non trovi altro che campi di girasoli, vigneti e ulivi bellissimi. Come si scende più al sud, nella fattispecie io ho notato questa cosa, subito dopo Ebori c'è una grande galleria, sopra questa galleria ci sono delle enormi paleoliche e da lì a scendere poi c'è un paesaggio, come dire, deturpato, fatto di incompiute, di cemento, di cave, ma in particolar modo ho notato tutte queste cave. Secondo voi cos'è questo approccio? Là sono più illuminati di noi o noi siamo soggetti sempre allo sciacallo di turno che vede il territorio come un qualcosa da svuotare? Come dire, accettate tutto questo, accettate la cava, accettate le paleoliche, che poi è soldi e lavoro, ma poi si è capito che tutto questo benessere non è mai arrivato qua. Cominciamo proprio alla grande, insomma. Vabbè, grazie, buonasera a tutti per essere qui. Allora, rispondo subito a questa domanda, che un po' è stato anche il leitmotiv di tutti i miei libri. Questo qua è l'ultimo libro che traccia un po' un periodo storico che riguarda quello che comunemente viene detto l'estrema sinistra dell'Italia, dell'Italia che io ho attraversato dal 1969 fino agli arresti del Sud Ribelle. Quindi è uno spaccato di una storia semmai che viene raccontata poco, e di questo parleremo dopo. Rispetto a questa domanda ti dico subito, cioè tu parli di un confine che è un po' il confine del meridione, che è il confine di un'Italia, e la Calabria in particolare, di un'Italia che è gestita non dallo Stato, ma da uno Stato parallelo, che è quello dell''Ndrangheta o della Camorra oppure delle mafie. La Calabria è stata terra di predazione, non voglio dire dall'Unità d'Italia, però diciamo che dagli anni 50 in poi la Calabria è stata come uno Stato a parte, un territorio incontrollato, e sulla Calabria si sono riversate tutta una serie di situazioni che hanno permesso
a cosche, a delinquenti, a società organizzate, alla massoneria, di farne la propria terra. Per cui in Calabria si è potuto fare di tutto, perché è un territorio non controllato dallo Stato, oppure da chi ha l'idea dello Stato centrale con i propri militari, i propri controllori del territorio, no, con un territorio quasi a parte, regalato. Per cui in Calabria è stato permesso tutto. Quindi la questione delle paleoliche, avrà parlato sicuramente De Magistris ieri della grossa inchiesta che c'è stata sulle paleoliche, che è stato un po' anche forse il motivo del suo allontanamento dalla Calabria verso la Campania. Però per dire, le paleoliche è un elemento, diciamo, quasi marginale a quello che è successo in Calabria, che ha delle dimensioni peggiori delle paleoliche. Pensiamo per esempio, tu l'hai accennato prima, alla questione delle navi dei veleni. Noi attorno alla Calabria e nel Mediterraneo abbiamo dalle 30 alle 40 navi affondate, piene di materiale tossico, radioattivo e di chissà chimico e di chissà cos'altro. Ed è questo è avvenuto perché in Calabria era possibile avere la possibilità di non avere controlli, di poter gestire questo traffico impunemente, e non è avvenuto solo con le navi, ma anche con i rifiuti tossici. Si parla sempre della Campania come terra dei fuochi, un'area circoscritta che è stata definita grazie a un pentito. I pentiti invece in Calabria non esistono, oppure se esistono non sono mai credibili, perché quando i pentiti parlano in Calabria dei rapporti fra la politica, la massoneria e lo Stato diventano immediatamente non credibili, mentre sono credibili quando accusano altre cosche, quando accusano pesci piccoli, sono immediatamente credibili. Però basta che alzano un attimo il livello del loro pentimento e immediatamente non vengono più creduti, vengono allontanati, muoiono misteriosamente. Il caso di Fonti, che è un caso abbastanza recente, del quale mi sono occupato anche in un libro che è uscito 4 anni fa, che appunto si intitola La notte di Santa Lucia, che appunto ho proprio approfondito questa questione delle navi dei veleni, la questione della Kunski, che è una nave che è stata affondata davanti Cetraro, aiutato per fare questo lavoro dalla cosca di Cetraro. Ebbene, questo pentito è stato allontanato dalla Calabria, non è stato più dichiarato più credibile, e poi è stato trovato morto un paio d'anni fa. Insomma, quindi la Calabria è stata sempre terra di conquista di chiunque, dell''Ndrangheta in particolare, che oggi controlla ogni parte del nostro territorio. Per cui è chiaro che tu trovi questa differenza. Non che nelle altre regioni non ci sia l''Ndrangheta, poi abbiamo visto che ormai l''Ndrangheta non è più calabrese, insomma, a un livello nazionale, però possiamo dire che in Calabria c'è stata una, diciamo, un'attenzione particolare, proprio perché le cosche erano tutte cosche locali e che quindi hanno avuto degli interessi immediati. Se noi pensiamo per esempio alla grande speculazione edilizia che c'è stata negli anni 80, è stata tutta una speculazione edilizia che ha devastato e ha cementificato i nostri territori, con denaro che proveniva o dalla Camorra o dall''Ndrangheta, che ha permesso di fare quello che appunto è sotto gli occhi di tutti, una devastazione enorme sui nostri territori, una cementificazione enorme con alberghi, villaggi, case residenziali, doppie case, triple case, con situazioni nelle quali non si capisce nemmeno chi sono i proprietari, chi non sono. È un territorio incontrollato, dove appunto si punta su un turismo che è un turismo abbastanza effimero, di 20 giorni, 30 giorni, e che poi sparisce. Rimangono le case fantasmi, rimangono questi villaggi al buio, dove non c'è più anima fino all'anno dopo. Così gli alberghi, che appunto non si sa nemmeno come questi alberghi economicamente si possano mantenere, strutture enormi che appunto durano 20 giorni, 30 giorni e poi giungono. Quindi la Calabria è stata terra regalata, e terra che è controllata e che ancora oggi
e controllate. Quando appunto si dice che in Calabria un po' la situazione è migliorata, è tutto falso, perché qualsiasi cosa che si faccia in Calabria o devi essere legata a un partito o a una loggia massonica, oppure devi avere delle entrate grazie all'Andrangheta oppure ad altri livelli delinquenziali. No, quando parla Cirillo devi stare sempre attento, perché microspie, osservazioni, elicotteri, droni. Allora, buonasera a tutte e tutti. Intanto grazie a Franco, a Carola, alle compagne e compagni della piazza, perché ci regalano, è un regalo quello che ci fanno, eh? E non è facile trovare persone che ancora oggi nel 2017 hanno la pretesa, l'utopia, la passione, l'amore di voler creare qualcosa di concreto nel posto in cui sono nati. La risposta alla domanda che ponevi tu prima è nella storia recente della nostra terra. Se fosse emigrato il 50% in meno delle persone che sono state costrette a lasciarla per motivi di lavoro, di studio, insomma, in questi anni, in questi ultimi 50 anni, noi avremmo assistito a un'insurrezione in questo posto. L'insurrezione sarebbe partita dalla Calabria. Insomma, mio fratello ha 62 anni e a settembre va a lavorare a Milano. I miei migliori amici e compagni negli ultimi 2 anni sono emigrati da dappertutto, e se fossero rimasti qui, sono la metà di questi. C'è Francesco Pezzulli, che è un sociologo cosentino che lavora alla Sapienza, dice: guardate che l'emigrazione non è una rinuncia, non è una resa, ma è un atto di dignità, perché oggi Grafia lo fa perché non ne può più, insomma, no? Non vuole abbassare la testa, non vuole sottostare ai compromessi che quali dobbiamo sottostare in tanti in questa terra. E allora, se fossero rimasti qui, le cose sarebbero andate diversamente. Però c'è ancora qualcuno che rimane, che non vuole tranciare il cordone ombelicale, e ci regala episodi come questo, che poi episodi non sono, perché dare un'occhiata al resto della provincia di Cosenza, della Calabria, ci sono diversi gruppi, collettivi, associazioni, comitati che ancora hanno a cuore la terra in cui sono nati, e i beni comuni, la tutela dei diritti umani, la dignità, cioè cose che oggi a dirle ti prendono per matto, perché non sono valori monetizzabili, no, Francia? Non sono parole che possono essere ricondotte al denaro, al profitto, per cui ti prendono per matto quando parli di beni comuni, di tutela del centro storico, di valorizzazione delle risorse naturali che abbiamo. Cioè, questo è matto, cioè, di che stiamo parlando qua? Dobbiamo mettere a frutto tutto, dobbiamo cementificare quel poco che ci è rimasto. Poi vengono giù le montagne, le città ogni anno. Nel 2015 sono 19 regioni sono state colpite da alluvioni e da esondazioni, e chissà perché, chissà, è la natura che è cattiva. Da incendi tutti, e le ipotesi, adesso apriamo una parentesi, vedo Ciccio e penso che fra un po' lo dirà anche Francesco, il 23, a Parenti, che è un comune non distante da qui in provincia di Cosenza, c'è una grossa assemblea in cui la popolazione dice: guardate, centrali a biomassa ne avete fatte abbastanza, e i risultati si vedono, cioè lavoro poco, danni tanti, deforestazione infinita. Allora, e stavo arrivando a qui, grande Franco, mi ha dato un assist, cioè non lo dico io, lo dicono esperti della protezione civile, vediamo cosa dirà Tanzi dopo domani, non gli mettiamo in bocca parole che non ha detto, però Carlo Tanzi per fortuna è una persona che le cose non le manda a dire, che sono abbastanza schietto, ogni tanto uno delle istituzioni che parla lo trovi pure, e vediamo cosa dirà. Però insomma, in tanti hanno il sospetto che questa storia degli incendi sia legata non tanto al vigile del fuoco precario che vuole essere reintegrato in servizio e quindi chiede, no, i 2 mesi di contratto, e quindi è disposto ad incendiare le foreste, perché mi sembra una scusa un po' all'italiana questa. Probabilmente ci sono gli interessi di chi vuole creare spazio per le biomasse, no? Cioè vuole avere terreni, vuole avere legname, vuole avere materiale da risulta da infilare in queste maledette centrali che producono corrente elettrica. Infatti, la stessa Calabria Verde, che infatti è un'inchiesta che è uscita, anzi a firma di un giornalista di Cleto, pure Rofino, parlava altro di questo fatto che spariscono boschi interi e nella presina, sono spariti boschi interi addirittura, e si chiedeva come mai questa cosa non è stata attenzionata, e trasmissioni importanti, voglio dire, che hanno un pubblico molto vasto, chiedevano, diceva, come mai succede questo così, c'è un nesso allora tra il territorio, le centrali a biomassa. Io ricordo che qualche anno fa ci trovavamo insieme a tanti a Panettieri,
perché la centrale a biomassa la volevamo fare a Carlopoli, e a Carlopoli il sindaco non diede, no, a Panettiere la centrale, a Carlopoli abbiamo fatto la manifestazione perché il sindaco non voleva dare la piazza ai cittadini, che dicevano che questa centrale alla fine forse non servivano a nessuno, cioè servivano sempre solo ad alimentare le solite logiche, a portare sempre avanti il solito discorso degli appalti, del controllo del voto e delle cricche. Però lì, quella volta, insomma, si è riusciti a respingere l'attacco delle multinazionali, perché poi si è capito che c'è sempre un potente dietro. Infatti l'esperienza che ieri sera abbiamo raccontato di Napoli, cioè io non voglio dire che Napoli è il paradiso per movimenti, associazioni, sicuramente è una città con tanti problemi, però almeno una cosa l'hanno detta: l'acqua resta pubblica, i luoghi abbandonati li hanno dati ad associazioni che hanno creato dopo scuola e via dicendo. Io approfitto del microfono per introdurre un'altra domanda, Francesco, che si collega col discorso del libro e da quando è partito. Cioè, il libro parte da un'analisi legata agli anni 70, dove in Italia, voglio dire anche qui al sud, c'è stato un forte movimento di opinione che ha portato molta gente in piazza a ribellarsi e chiedere veramente con voce alta un mondo diverso, un mondo differente, un mondo attento verso un mondo con un'attenzione verso gli ultimi. Da quegli anni a tutt'oggi sembra che c'è stata un'involuzione verso la cosa, perché il recente decreto Minniti, che voglio dire forse in un qualche modo, non lo so, dice una cosa, che bisogna avere più sicurezza nelle grandi città, ma io penso che è inattuabile un decreto che è pensato per una città come Milano, per un'iniziativa come la nostra. Cioè, noi avremmo dovuto in qualche modo perquisire tutti, non si può vendere una bottiglia perché il vetro poi può suscitare meccanismi cioè si smette quasi di vivere, di organizzare anche una serata così, che voglio dire, sono 7 anni, non è mai volato uno schiaffo qui, e non è una cosa scontata, cioè non è stato mai contestato nessuno. Però questo decreto forse è un po' molto restrittivo, cioè io di recente ho visto pure che Francesco è stato oggetto di un fermo a Taormina, perché era andato a manifestare pacificamente contro i potenti del mondo. Infatti tutti ricordiamo la sfilata di Trump e della compagna, magari i maschietti, perdonatemi la battuta, che ricordano più la moglie che il marito. Niente, Francesco, questo decreto Minniti, alla fin fine, no? Qual è il fine ultimo? Secondo me è quello di mettere, come dire, un freno a tutti questi focolai che, come dire, un po' forse a Cleto o ad Amantea o in un altro posto cercano di tenere i piedi per terra e dire che c'è un mondo differente. Beh, il decreto Minniti intanto non si occupa dei focolai, degli incendi, insomma, quindi gli incendi, no, ma io dico, facevo una battuta su Minniti, che si occupa di tutto ma non di questo problema grave, che è legato intanto alla speculazione edilizia. Quasi tutti i terreni che vengono bruciati fanno parte di aree protette, di aree dove non si potrebbe costruire, quindi intanto il primo motivo per cui si incendia una zona, a parte il piromane oppure i pompieri, insomma, che fanno insomma delle cose, queste cose marginali, diciamo che il disegno generale, approfittando di quella che è la situazione oggi nei nostri territori, è quello di creare aree che poi possono essere oggetto di qualsiasi tipo di speculazione, sia da quelle edile, sia questa qua delle biomasse, sia di altra natura. Poi ci stanno in mezzo pure i pastori che hanno bisogno di fare transumanza, ci stanno di mezzo anche chi lavora con gli asparagi, insomma c'è un mondo che quasi sembra una cosa a parte, che appartiene a questa cosa. Questo rientra anche in un non controllo del territorio, perché anche sta cazzata di togliere i forestali e metterli nei carabinieri, questo ha determinato pure un'assenza di controllo nei territori. Poi c'è anche un altro fatto, c'è una legge che dà potere ai sindaci di non far costruire né fare niente nei terreni dove ci sono stati degli incendi per 10 anni. Bisognerebbe fare delle mappe. Nessun sindaco fa una cosa del genere, perché chiaramente non vuole mettersi contro poi né speculatori né altri soggetti, e questa, diciamo, è una cosa. Il decreto Minniti chiaramente non c'entra in tutto questo, è tutt'altro, e rientra un po' nei controlli invece
che lo Stato vuole, cioè lo Stato appunto regala i territori all'Ndrangheta, alla mafia, regala i territori per controllare queste vaste zone del territorio, però nel contempo mantiene per sé il controllo sociale. Questa è una cosa che interessa allo Stato. Allo Stato interessa che non ci siano occupatori di case, che non ci siano immigrati che possano appunto avere il diritto a un'abilitazione, così come è un diritto per gli italiani stessi. Lo Stato non vuole che i giovani si organizzino in centri sociali e liberino i territori dagli spacciatori di eroina e da altre questioni del genere. Allora lo Stato non vuole questo, non vuole la gente che manifesta per strada, non vuole gente che si muove liberamente. Il decreto Minniti è nato proprio per controllare questo. Se voi ricordate, una decina di anni fa c'era un sindaco leghista, mi pare che si chiamasse Gentilini, una cosa del genere, di un paese del Veneto, e questo sindaco, che poi da lui uscì la denominazione di sindaco sceriffo, era quello che appunto arrivava un barbone nel suo paese e lui lo cacciava, arrivava un mendicante, faceva la stessa cosa, qualcuno faceva degli atti un po' per strada, i writers che dipingevano sui muri, e lui li pigliava e li sanzionava. In un certo periodo l'ha fatto pure De Luca quando è stato sceriffo di Salerno, insomma un po' questa. Però che cosa succedeva? Chi faceva ricorso al TAR oppure ai prefetti si vedeva riconosciuto il diritto appunto di poter fare quello che aveva fatto, aveva una sanzione amministrativa, però non gli si poteva fare di più. Questo perché? Perché mancava un decreto legislativo, mancava un decreto che nessuno si era sognato di fare prima. Minniti appunto è l'uomo giusto, al posto giusto, evidentemente pensa di poter fare il prossimo capo del governo, e quindi si muove cercando di prendere interessi elettoralistici sia da destra che da sinistra, non so che, quale sinistra, comunque cerca di entrare in questo spazio. Questo decreto appunto dà la possibilità ai sindaci di poter fare appunto quello che Gentilini voleva fare, ha cercato di fare, ma non aveva il suo appoggio. Con il decreto Minniti che succede? Il prefetto o il sindaco ha i poteri, tramite un'ordinanza che fa riferimento a questa cosa, di badare al decoro della propria città. Ora attenzione, la parola decoro di una città vuol dire tante cose, possono dire le aiuole ben ordinate, vuol dire il traffico ben ordinato, però vuol dire pure, che ne so, un barbone che sta davanti alla chiesa a chiedere l'elemosina, oppure può essere un barbone che dorma per strada su una panchina, oppure può essere un immigrato che ne so, fa pure le pipì per strada, oppure un ragazzo che fa le scritte su un muro. Vuol dire anche dare la possibilità alla polizia di fermare un giovane, come è successo. Cioè noi siamo stati fermati, siamo partiti, noi eravamo un gruppo ben definito, siamo partiti da un centro sociale di Cosenza con dei pulmini, volevamo andare a Taormina a manifestare come nostro diritto costituzionale, siamo stati fermati a Villa San Giovanni, senza motivi siamo stati portati in un recinto che era stato già preparato a fianco alla stazione ferroviaria, siamo stati parcheggiati lì dentro dalle 8:30 di mattina fino alle 2, con tutto che noi abbiamo chiamato avvocati per dire i motivi per cui noi eravamo stati fermati, siamo stati là fino alle 2, alle 2 siamo stati trasferiti nel commissariato siamo rimasti fino alle 6 di sera per farci dare un foglio di via da Villa San Giovanni per 3 anni, perché volevamo andare, secondo loro, volevamo andare a Taormina a manifestare contro Trump e i grandi del mondo. Ma non ci è stato nemmeno chiesto. A me, quando mi hanno detto di firmare il verbale, io ho detto, ma scusate, perché voi devo firmare un verbale dove c'è scritto che io stavo andando a Taormina? Ma voi me l'avete chiesto se io andavo a Taormina? E se io stavo andando alla Madonna di Tindari per pellegrinaggio e per un voto? Me l'avete chiesto? E io potrei dire, vedete che non stavo andando a Taormina, non me l'avete manco chiesto, io stavo andando a Tinder. No, dice, no, tu per i precedenti di polizia che noi abbiamo su di te, tu sei una persona considerata socialmente pericolosa, per cui tu per forza stai andando a Taormina insieme ad altri socialmente pericolosi come te, per cui noi non ti facciamo più passare da Villa per 3 anni,
con tutto che il G7 è durato un giorno. Quindi questo è il decreto Mennea. Quindi se non si capisce la pericolosità di questo decreto, che appunto ed è stato fatto esclusivamente non per il Barbone, che poi vabbè trovi pure il sindaco come De Luca, che avete visto pure su YouTube, lui va con la macchina a una riunione, vede un barbone davanti, allora si ferma, chiama i vigili, insomma ci sono pure personaggi insomma che fanno queste cose. Però il concetto è proprio quello di limitare la possibilità di poter manifestare, di potersi spostare. E difatti, dicevo prima, noi eravamo un gruppo organizzato, ben identificato, però c'è stato pure un ragazzo, per esempio, che è partito da Brescia, non mi ricordo da dove, era partito da solo col treno per andare a Taormina, da solo. Quindi era nel treno, aveva prefatto il biglietto, si è fermato a Villa San Giovanni, è sceso dal treno per fumarsi una sigaretta in attesa che il treno entrasse sul traghetto, è stato individuato da due della Polfer, si sono avvicinati a lui, lui stava fumando la sigaretta, documenti, dice dove stai andando, lui ha detto io sto andando a Taormina a manifestare. L'hanno portato nel commissariato della stazione ferroviaria, l'hanno perquisito, gli hanno fatto il foglio di via immediato e l'hanno rimandato a Brescia. Quindi anche una persona sola è stata fermata ed è stata mandata via. Quindi questo è il decreto Mennea. Quindi è chiaro, è di una pericolosità enorme che non riguarda soltanto noi, ma un domani può riguardare gli operai che scioperano, il sindacalista che semmai da Roma va a Bologna per difendere degli operai di una fabbrica, può riguardare uno che si trova a Roma e va in un'altra parte per portare solidarietà. Questo è un modo di controllare a loro piacimento il territorio e di controllarlo appunto per bloccare gli sviluppi di lotte sociali e robe del genere. Noi quando eravamo fermi in commissariato ho detto al commissario, no, mi fa piacere che avete fatto questa operazione, perché immagino Villa San Giovanni l'avete ripulita, non ci sono più omicidi, non c'è più 'ndrangheta, perché ogni giorno fate queste cose, no? Quindi fermate tutti quanti, fermate i capi delle cosche che passano con i macchinoni, penso che fate tutto questo, quindi da questo punto di vista mi piace, il mio sacrificio vale per tutti quanti, perché almeno penso che Villa San Giovanni sia una città libera. E appunto la mia ironia anche allora ha fatto ridere, perché ha detto vabbè, non ne parliamo, insomma, era chiaro com'è la situazione, e sapendo appunto cos'è Villa San Giovanni, insomma, potete immaginare che significato ha questo. In aggiunta a Francesco, il DL sicurezza, come lo chiamano loro, in realtà lascia scoperte alcune questioni importanti nella vita civile di questo paese, perché conferisce superpoteri ai sindaci su questioni che sono quelle che diceva prima Francesco, che lasciano il tempo che trovano, agisce in deroga allo Stato di diritto, la flagranza differita, che era un dispositivo attuato negli stadi di calcio, no? A distanza di 48 ore ti vengono ad arrestare per aver lanciato un sasso, e poi si vede insomma se l'hai lanciato davvero tu, intanto siccome mi stai antipatico ti vengono ad arrestare, perché il DL sicurezza prevede questo, no? E il DASPO urbano, il fatto che una persona sgradita venga allontanata, che poi è un dispositivo del codice Rocco, ma il problema è che non conferisce ai sindaci i poteri che forse un po' tutti auspicheremmo su questioni come per esempio i reati ambientali, la salute, no? Io penso che, non so come la pensiate voi, io il federalismo lo guardo in chiave municipale da quando ero ragazzino, nel senso che questa storia delle regioni non ho mai creduto, credo che le regioni in Italia siano una violenza. Se poi pensiamo alla regione Calabria è un abominio, non tanto perché possiamo discutere sull'esistenza o meno di un'entità culturale, amministrativa come la Calabria, ma non è una questione di secessionismo, è l'utilità e la funzione di questo istituto, che insomma secondo me tutti quanti ne ravvisiamo l'inutilità assoluta, cioè non serve a niente la regione Calabria. Io mi chiedo a che cosa serva la regione Calabria, come istituto giuridico, come ente locale, cioè qual è il beneficio che produce alle nostre vite una cosa che si chiama regione Calabria. E mi piacerebbe invece che il sindaco di Cleto potesse istituire un ambulatorio comunale, che il sindaco della mia città potesse assumere dei medici in un ospedale, perché non ne abbiamo, perché ogni volta che viene in ospedale c'è da impazzire. Non c'è il medico di famiglia.
sto facendo, non è demagogia la mia, ma è un problema che pongo, cioè se proprio bisogna dare dei poteri ai sindaci, piuttosto che rompere le scatole a chi si siede su una panchina o a chi porta un tatuaggio o a chi ha un cane in più o in meno per strada, forse i sindaci dovrebbero poter disporre le bonifiche, dovrebbero poter sanzionare, se proprio si tratta di attribuire dei poteri sanzionatori, forse dovrebbero andare in un'altra direzione, non in questa. Ma un mese dopo il volto di Marco Minniti l'abbiamo ritrovato ad Arcavacata, per aggiungere un aneddoto di cui molti di voi sono a conoscenza, c'è un nostro compagno che ha perso un occhio, in pratica non ha più recuperato la vista per le manganellate che ci hanno dato sul ponte Bucci. E guardate, il nostro spauracchio oggi, la mia paura individuale, ma penso quella di Francesco, la maggior parte degli attivisti delle lotte sociali in Italia, è che diventi ministro degli interni Salvini. Cioè tutti quanti noi siamo consapevoli del fatto che il giorno dopo ci dobbiamo andare dall'Italia, o saliamo in Sila con chi ha un fucile di legno, qualcosa per difenderci, perché verranno a prenderci casa per casa se questo diventa ministro degli interni. Però Minniti non scherza, perché noi non ce l'ha mai capitato in 30 anni, nemmeno a Genova, nemmeno nelle situazioni più conflittuali nella storia recente di questo paese, di esporre un cartello goliardico, ma dico goliardico, cioè non c'era scritto sei un assassino, no, Cossiga assassino, quel repertorio lì che ricorderei, no, c'era scritto foglio di via per il ministro, una carnevalata e giù manganellate, via, due, tre cariche di seguito, perché il ministro non doveva, uscendo dall'aula magna dell'Università della Calabria, vedere questa scritta, cioè lesa maestà, in nome di un potere, diceva bene Francesco, niente di costituzionale, perché fino a prova contraria, insomma, persino nei paesi che stanno ricorrendo alle leggi d'emergenza, pensiamo alla Spagna, alla Francia, il diritto di esprimere delle opinioni è garantito. In Italia questa cosa non esiste, cioè, senza andare alla Valsusa, no? Adesso c'è questo video molto bello che sta girando, molto interessante, si è archiviato, sulle botte e le violenze ai danni delle popolazioni della Valsusa, del Piemonte, in 20-25 anni, e su tutti i procedimenti archiviati contro i poliziotti ce ne fosse uno che è andato avanti. E lì non hanno picchiato Claudio, Francesco, che insomma rompono le scatole per hobby, abitudine, vocazione, passione, interesse politico, ideologia. No, lì picchiano gente che va a pregare Padre Pio, cioè picchiano donne, vecchie, bambini che non hanno le nostre idee, proprietari di terreni che vengono espropriati senza nessuna concessione dal punto di vista giuridico, senza nessuna legittimazione da un punto di vista giuridico. Quindi il paese è questo, il DL sicurezza esprime questa situazione, chiaro che è un tentativo di recuperare voti a destra probabilmente, no? Di scavalcare Salvini a destra, è una bella gara ormai. Ieri leggevo che hanno multato la nave della ONG spagnola, una di quelle che hanno aderito al protocollo sul trasporto dei rifugiati, dei disperati, della gente che viene ripescata in mare, persino quelle che aderiscono al protocollo vengono multate con delle motivazioni assurde, delle scuse. L'indirizzo che sta assumendo questo paese è chiaro, e Minniti è un elemento di questo quadro. Io poi volevo fare una domanda a Francesco, magari non so se Franco è d'accordo, andiamo sul libro, così ci ricolleghiamo al tema. E io penso che il più contento di tutti stasera sia Francesco, perché stiamo dando un risvolto molto attuale a una vicenda che potrebbe sembrare anacronistica, il 77, al di là del 40° anniversario. Invece Francesco è una persona che vive continuamente le dinamiche del presente, e per cui lui vuole, credo, più di noi riportare al presente il ragionamento. Il tema scelto dalle compagne e dei compagni di Cleto, questo discorso sulla differenza, la N differenza, la indifferenza, questo gioco di parole che svela diversi significati, diversi risvolti, è molto interessante. Forse possiamo usarlo come strumento per guardare il tuo libro, per vederlo sotto questa luce. Cioè, sono passati 40 anni, l'indifferenza che c'è oggi in questo paese esisteva nel 77, quali sono le differenze, perché voi parlate chiaramente di differenze tra i contesti storici, tra quella composizione sociale e quella attuale, e esisteva all'epoca una capacità di produrre differenza nella tutela dei diritti, nel recupero degli spazi, nella gestione dei quartieri e delle città, che abbiamo perso? Mi rendo conto che sono domande che richiederebbero una trattazione di 2 o 3 giorni di seguito, un altro libro, un movimento operaio. Che cosa manca oggi che c'era all'epoca, e insomma, di che cosa sentiamo la mancanza, non solo in chiave nostalgica? E così puoi anche rispondere a uno dei tanti quesiti che gli editorialisti delle principali testate nazionali in questi mesi hanno posto, cioè se quello era un movimento che voleva solo la morte
l'annientamento, il nichilismo, la violenza, cioè io ho letto un bestiario di cavolate sul movimento del 77, quando anche, soprattutto stando alla tua scuola, quella dei compagni che l'hanno vissuta in quegli anni, quella vicenda, io ho imparato che se c'è stato un movimento che ha deciso di riprendersi la vita, no? Di non delegare, di non rimandare a un altro quando, a un domani, il miglioramento delle condizioni di vita, è stato proprio quello. Sì, c'è stata un'operazione, se avete notato un po', il quarantennale del 77 è passato proprio sottotono, anche di solito quando ci sono quarantennali di qualsiasi cosa, le televisioni, sia quelle nazionali che quelle private, dedicano sempre dei convegni, delle trasmissioni. Sul 77, se voi avete visto, non sentito niente, perché in effetti io penso che ci sia proprio una paura del 77, è una paura del parlarne, oppure se se ne parla si usa sempre un termine che è un termine quasi dispregiativo, oppure un termine per disprezzare il movimento, che è quello degli anni di piombo, per cui quando si parla di quegli anni usano sempre questo termine, gli anni di piombo, e facendo capire, oppure cercando di confondere le idee su degli anni che invece hanno avuto un movimento enorme, all'interno del quale c'era anche chi praticava la lotta armata in modo abbastanza estremo, chi meno estremo, però non era il movimento. Il movimento era qualcos'altro, che era qualcosa di molto più grande di quello che viene definita appunto la lotta armata. Il movimento aveva una grande capacità di mobilitazione, era fatto di operai la prima cosa, quindi i sindacati ancora non avevano operato il tradimento che poi si è verificato piano piano con la svendita da parte dei sindacati del movimento operai, quindi ancora quello non era avvenuto in toto, c'era un grande movimento operaio, quindi una classe operaia che si definiva tale, c'era una gioventù che voleva essere partecipe alla vita, una gioventù che partecipava, e questo era un fatto centrale, partecipava nei comitati studenteschi, partecipava nei comitati di quartiere, partecipava per qualsiasi cosa, per i diritti civili. Non dimentichiamo che ci sono state battaglie epocali per avere la legge, per avere l'aborto, per avere il divorzio, per avere tante di quelle leggi che appunto prima non c'erano e che grazie proprio a questi movimenti poi si è riuscita ad avere. Pensiamo alle donne, che il significato proprio del movimento delle donne, che cosa ha significato in quegli anni, la trasformazione che ha dato alla società il movimento delle donne, non solo appunto allo Stato, ai governi, alla Chiesa, ma anche alla famiglia, al modo di pensare, anche agli stessi compagni del movimento, che semmai prima la questione delle donne era quella che vedeva, chiamavano le donne gli angeli del ciclostile, che erano quelle relegate ai ciclostili, che appunto una volta erano quelle macchinette per fare i volantini e che appunto era la parte quasi più domestica di un centro sociale, appunto, che appunto prima era delegata alle donne. Quindi c'è stata una trasformazione della società alla quale hanno partecipato tutti i settori, anche della stessa Chiesa, anche all'interno della stessa Chiesa, prima ancora di un Papa come Francesco. Tutti i papi precedenti erano papi reazionari, erano papi legati ai poteri forti, alla massoneria, sapete insomma tutti gli scandali che poi sono avvenuti. Quindi anche all'interno della Chiesa, la base stessa cattolica, cristiana, giovanile della Chiesa è stato in fermento. Quindi gli anni 70 sono stati un grande movimento che ha coinvolto tutta la società, all'interno della quale c'era anche questo lato, diciamo, io dico un lato, anche se loro spesso attingevano dal movimento, un lato che aveva fatto una scelta discutibile, sulla quale potremmo fare una discussione poi a parte, perché è una discussione che prevede tutta una serie di angolature e di diversificazioni, però diciamo che era una questione marginale che chiaramente ai media interessava più mettere in evidenza l'aspetto, diciamo, estremamente violento di una parte
di questo movimento, piuttosto che quello, diciamo, quasi allegro, quasi che aveva previsto un po' quello che poi sarebbe successo, quello che oggi siamo. E nel libro io ho messo molti documenti, non ho messo un po' solo quello che io ho attraversato, perché ho avuto la fortuna di nascere nel 1950 e nascendo nel 50 mi sono trovato ad avere 18 anni nel 68, averne 27 nel 77, poi appunto ad averne 30 nell'80, quindi mi sono trovato in quegli anni nei quali i vari movimenti si sono espressi, si sono esplosi, e appunto io, per mia passione, per mio carattere, per mia ideologia, non sono stato alla finestra, sono stato sempre dentro, pagandone come tante, insomma, anche le conseguenze, perché sono stato arrestato nel 1980, sono stato arrestato poi insieme a Claudio nel 2002, quindi è chiaro che se stai dentro vieni anche prima o poi risucchiato in questioni che sono questioni che riguardano la repressione, che appunto è stata abbastanza dura. Anche questo un altro aspetto, cioè il movimento è finito anche perché da una parte è stato molto spontaneo, c'è stato quasi sempre un rifiuto a pensare a un'organizzazione, a pensare a qualcosa che ci potesse in un certo qual modo unire, una rete, un po' i problemi che abbiamo pure adesso, ne abbiamo parlato prima. Se io penso che se noi non affrontiamo come area antagonista, come area appunto sensibile a certe problematiche, se noi non affrontiamo il problema organizzativo a livello nazionale, per quello che ci aspetta, Salvini, la questione degli immigrati, la questione reazionaria, la questione del fascismo, la questione del razzismo, noi ne saremo travolti e non ce ne accorgeremo nemmeno, non solo saremo messi proprio da parte a livello proprio popolare, se noi non riusciamo a rispondere con un'organizzazione a livello nazionale a quello che ci aspetta, ai mesi che ci aspettano. E questo è stato lo stesso problema che noi abbiamo avuto negli anni 70. Non siamo riusciti a creare un'organizzazione che appunto potesse in un certo qual modo fermare l'ondata repressiva. Vedete che nell'80 l'Italia aveva nelle carceri speciali quasi 7.000 prigionieri politici, di tutti i livelli, da quelli dell'autonomia operaia, dagli ex di lotta continua, potere operaio, a giovani che facevano parte anche marginale delle Brigate Rosse, di prima linea, non solo quelli, diciamo, i capi assoluti, ma anche quelli che semmai facevano parte marginalmente di qualsiasi organizzazione, sono finiti in questo grande tritacarne che ha portato a 7.000-8.000 prigionieri politici e a 100.000 processi politici che ci sono stati nei 10 anni in Italia, processi nei quali chi ci finiva dentro veniva triturato. Hanno dato anni e anni di carcere a gente che semmai era stata trovata soltanto con un volantino in mano e che aveva avuto semmai il coraggio di dire sono delle Brigate Rosse, ma non aveva fatto niente, aveva portato soltanto il volantino da una parte all'altra, e proprio per questo i reati che erano stati emergenziali, che erano stati creati appositamente, come appunto davano la possibilità nei processi di dare secoli e secoli, anni e anni di carcere a chiunque. Quindi è chiaro che noi veniamo fuori un po' da questa ondata repressiva alla quale non siamo riusciti a rispondere, calcolando che questa gioventù, questa massa di persone aveva avuto il coraggio di mettersi contro intanto i due grandi partiti di allora, che era il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana. Spesso appunto quando si parla oggi, specialmente molti giovani dicono ah ma tu sei comunista, ma il Partito Comunista non sa che il peggior nemico dell'autonomia proletaria, dell'autonomia operaia in Italia non è stata la Democrazia Cristiana, ma è stato il Partito Comunista, che sono stati più loro ad essere contro a questi movimenti autonomi. Ricordate il fatto clamoroso della cacciata di Lama dall'Università di Roma, e quello è l'emblema di quello che appunto era lo scontro allora fra
una classe sociale che voleva portare avanti istanze veramente libere e quelle che invece ancora a quel tempo rappresentava invece l'organismo centrale, che era quello del Partito Comunista, alleato con la Democrazia Cristiana, col quale voleva fare un compromesso storico che poi appunto sappiamo tutti come finì. Io nel libro attraverso questi anni, perché quello che appunto poi anche quando si parla nel 77, si parla sempre di Bologna, giustamente, dove sono successi degli episodi gravissimi, anche belli, positivi, dove sono state costruite delle situazioni molto grosse, dove il movimento era molto forte, si parla di Roma, si parla di Milano, però si pensa sempre, e questo un po' fa parte un po' del Sud come storia dimenticata, cioè quando si parla del Sud sembra che nel Sud non sia successo niente, sembra che non sia successo niente, che noi siamo un popolo di sbandati, di ignoranti, di mentecatti, di emigrati e che non siamo capaci di fare niente. Questa è una cosa proprio che si è sedimentata negli anni, per cui, che ne so, ci hanno liberato dai Borboni, se non venivano loro, noi eravamo, ancora oggi forse saremmo con i Borboni. E non c'è stato nel Sud, non c'è stato nessun movimento contadino, sono riusciti a far credere che il brigantaggio erano banditi assetati di sangue al servizio del Vaticano e al servizio dei Borboni. Invece noi sappiamo oggi, anche grazie a dei libri che sono usciti come Terroni e come altri libri, oggi sappiamo invece che dopo l'Unità d'Italia c'è stato un movimento contadino molto forte che si è espresso in tanti modi per combattere ancora situazioni di feudatari, di feudalesimo che ancora nel Sud c'era, che controllava le terre, che controllava la gente, che addirittura istituiva lo ius prime noctis in alcune situazioni. Quindi abbiamo avuto, e anche in quel caso abbiamo avuto 100.000 morti che non vengono mai ricordati, che sono quelli delle stragi che sono state fatte nel Sud dai vari comandanti risorgimentisti che appunto sono entrati nel dimenticatoio. Lo stesso vale per esempio per la guerra partigiana, sempre che la guerra partigiana sia stata, giustamente sappiamo, di grandi episodi, di grandi valorosi che ci sono stati in Liguria, le grandi brigate Garibaldi. Dimentichiamo che parecchi di questi partigiani in Liguria, nel Veneto, nell'Emilia Romagna erano calabresi, erano campani, erano siciliani, che semmai erano lì perché erano emigrati, che non potevano tornare qui, però anche noi qui in Calabria abbiamo avuto episodi di partigiani, abbiamo avuto, vale per tutti, la Repubblica di Caolonia, che semmai pochi conoscono, ma è stato un elemento fortissimo, che poteva essere proprio un elemento che dava alla Calabria una grande speranza e che è stato un esperimento fortissimo. Anche questo è stato dimenticato, non se ne ricorda nessuno. E così appunto il movimento che abbiamo avuto anche in Calabria, quindi io parlo di questo, di lotte che ci sono state a Cosenza, nel Tirreno cosentino, a Verbicaro, a Diamante, a Praia, situazioni con operai in lotta, nel Crotonese ci sono state lotte bellissime di operai, anche di giovani, nella Locride, prima che ancora la Locride fosse indicata come zona di mafia dove non succedeva niente, lì abbiamo avuto a Gioiosa Ionica un prete che è stato antesignano di tutti i preti, Don Bianchi, si chiamava, che aveva aperto una comunità cristiana a Gioiosa Ionica, una comunità cristiana che appunto vedeva nel marxismo, nel comunismo la possibilità di unificare, ed era legato a Leonardo Boff, che era uno di quelli della teologia della liberazione, cose appunto dimenticate. Nella Locride ad Africo Nuovo si ruppe un fatto che era quello che la tarantella nelle piazze doveva essere controllata dai capi mafia, perché erano i capi mafia che controllavano la tarantella, che erano loro che dicevano che andavano dal capo mafia dicendo mia figlia falla ballare con il figlio di quelle, che quindi vedevano i fidanzamenti durante la tarantella. La tarantella era un rito proprio della mafia, gestito dalla mafia. Ad Africo i compagni di Africo, che erano anarchici, ebbero il coraggio di rompere questa cosa, andarono in piazza e ballarono la tarantella come dicevano, come la balliamo noi, liberamente, e fu un atto proprio di coraggio contro i capi mafia
che appunto scatenò una guerra contro questi compagni anarchici che alla fine dovettero abbandonare Africa e andarsene al nord e a Roma, dove tuttora oggi vivono non potendo più ritornare in quei posti. Quindi, per dire, io nel libro raccolgo, ho cercato, certo, non è mai esaustivo un libro, perché anche dopo subito che l'hai scritto uno lo legge e dice: ah, ma se tu me lo dicevi io sapevo di una cosa, e quindi è chiaro che poi nelle prossime cose qualcos'altro poi la metterò. Però io penso di aver fatto questo lavoro per dare dignità, anche per dare anche un po' una speranza ai giovani di oggi che certe strade si possono ripercorrere. Non è vero che una volta è passato un periodo non si può fare più, io dico di no. I movimenti nascono un po', i movimenti non sono prevedibili, perché i movimenti sono un po' come i terremoti e non sono prevedibili. Io quando appunto nel 68, finito il 68, pensavo che non succedesse più niente, che ormai si era esaurita quella spinta, poi è venuto il 69, poi il 72, poi c'è stato il movimento femminista nel 74, ma nessuno aveva scritto, vedete che nel 77 scoppierà, eppure il 77 è scoppiato per una cosa che nessuno si era immaginato, per il ferimento di due compagni che andavano alla manifestazione, erano stati feriti dalla polizia. Da quel ferimento è scoppiato quello che poi vedete, tutto quello che poi sappiamo, ma nessuno aveva potuto prevedere che succedesse una cosa del genere, perché sotto sotto c'era un lavoro già di tanti compagni, chi occupava la scuola, chi occupava il quartiere, chi gestiva delle cose. Che cos'era quello che legava tutto? Era un sentimento di solidarietà. E è quello che oggi noi dobbiamo ripristinare, perché è chiaro che se noi sentiamo parlare sempre di razzismo, se ci cominciano a inculcare che ogni altro è diverso da te, o che sia omosessuale, o che sia una donna, o che sia un uomo, o che sia alto, o che sia bianco, o che sia nero, che sia giallo, e che quindi fanno questo tipo di ragionamento per farti credere che in effetti ognuno di noi è diverso, invece io penso che noi siamo tutti uguali. Noi siamo tutti uguali, abbiamo tutti lo stesso sangue, abbiamo tutti la stessa mente, abbiamo tutti una cultura che viene, che ci diversifica e che ci rafforza, perché io se parlo con uno dello Zambia apprendo quello che fa lui, mi piace sapere la sua cucina, io gli dico la mia, possiamo fare le cose insieme, possiamo crearci delle situazioni insieme, e capisco che siamo gli stessi, solo che lui è nato 200 km più là e io sono nato 200 km più qua. Però se ti inculcano e cominciano a inculcare già i bambini nelle scuole, già cominciano a dire che quello è diverso, che quello è bianco, che tu sei nero, allora è chiaro che cos'è che crolla? Crolla proprio la solidarietà, crolla la solidarietà. Io nei nostri paesini, qui non lo so pure a Cleto, però nei paesini nostri, almeno quelli interni, Bonvicino, Verbicaro, i paesini del Tirreno Cosentino, però anche nei paesi, ho visto in alcuni paesi del Vibonese, ma un po' in tutta Italia, c'era un elemento che unificava i paesini, che ormai sono scomparsi, i panarilli. Ogni casa era collegata a un'altra con un paniere. Ogni casa, se voi delle volte ci fate caso, adesso non se ne vedono più, però una volta, quando ero piccolo, nel mio paese, ogni casa aveva una corda con un paniere con quello di fronte e si passavano la roba, facevano una cosa, una la passava all'altra e l'altra la passava all'altra, e c'era questo scambio che avveniva nelle case, che avveniva in tanti paesi. Quello era un simbolo di civiltà, era un simbolo di solidarietà, vuol dire che le persone erano tutte collegate una all'altra, dovevano passare una cosa a uno, io la passavo a quello di fronte cambiava il balcone, la passavo a quello dell'altro, gli passavo la salsa, quello gli passava, mi era finito il prezzemolo. Questo era un concetto che esisteva nei paesi fino appunto a una ventina d'anni fa, che era... Che cosa voleva dire? Voleva dire che c'era solidarietà, che c'era unicità, che c'era che la chiave alla roba, beh, che è proprio un classico che ci proviene dalla cultura greca, insomma, se andate in Grecia, anche lì oggi vedete ancora molte case con le chiavi fuori. Insomma, era questo che ci unificava, il sentimento che avevamo era questo, quello che oggi appunto manca. Quindi il lavoro che noi dobbiamo fare oggi, il primo lavoro, prima ancora di dialogizzarlo e di tutto, è quello di creare il sentimento proprio base, che fa parte proprio dell'umanità, che è la solidarietà, e di far capire che ognuno di noi ha bisogno dell'altro, ognuno ha bisogno dell'altro, e che nessuno è da solo non andiamo da nessuna parte.
po' di gossip, così usciamo da un attimo dalla vicenda degli anni 70. Intanto dobbiamo dare gli auguri a Franco e a Francesco perché stanno per sposarsi, non so se lo sapete, è vero, non fra di loro, non è un matrimonio gay, sono due compagne, quindi sarebbe nulla di male, però quindi, fortuna la polemica, Franco è molto riservato e mi sta odiando, però dobbiamo dirlo, cioè, Franco è un po' male, sta per sposarsi e Cirillo si sposerà in settembre, quindi hanno qualcosa in comune. Cirillo è la seconda volta. Poveroso. Cirillo la terza volta, no, la quarta, la seconda. Non le uccide, ci mancherebbe. No, mia figlia mi chiede sempre quando legge la fiaba, dico, perché ammazzava le mogli? Me la fai leggere pure sta fiaba? Dico, queste sono le fiabe occidentali, c'è cioè un po' di cattiveria in ogni fiaba. No, e un'altra cosa importante che volevo dirvi per uccidere, cioè, il suo libro ha una chiara impronta situazionista, per cui ha un linguaggio, una forma di comunicazione, ma ve ne accorgete anche da come Francesco, la maggior parte di voi già lo conosce, da come si esprime, che esula dai linguaggi della politica abituale, della militanza propriamente detta, da tutti quegli ismi che noi ci mettiamo nei nostri discorsi e che poi dicono, cioè, la gente ce lo dice, a sinistra non vi capisce nessuno, perché quando parlate da soli o parlate per le accademie, invece Cirillo ha un linguaggio schietto, chiaro, ai confini con la provocazione, e questo è un fatto importante. No, volevo dire che dall'ultima volta che siamo stati in questa piazza, con enorme piacere noto che la quantità di persone che assistono alle presentazioni di libri è inalterata, anzi siete cresciuti di numero, e anche questo è un dato importante che nobilita il pubblico più che noi altri, perché è difficile trovare in una piazza di un qualsiasi centro dove si tengono i festival 80-100 persone disposte a sentir parlare di un libro, no? Quando non si tratta di Saviano, dei big, no? Perché non siamo big, né io né Franco né Francesco siamo big, però è un piacere. E Francesco nel frattempo, dall'ultima volta che è stato qui, ha scritto due libri che Franco Roppavalente non ha voluto presentare perché aveva paura che intervenisse Minniti e col DL Sicurezza. E uno è Calabria ti odio, quello l'abbiamo presentato. Ah, quindi allora mi è saltato un passaggio, no? Allora, quello che non ha voluto presentare è Calabria ti amo. Vedi, perché c'è questa tendenza a parlare sempre del male. No, in Calabria ti amo, di cui insomma io vi consiglio la lettura e l'acquisto, qui arriva subito la domanda. Francesco fa una delle sue tante provocazioni interessanti, cioè dice: noi dobbiamo recuperare i nostri centri storici, dobbiamo reimpossessarci di quello che ci è stato tolto, eccetera. Possiamo farlo in un modo originale, andando a fare sesso in questi luoghi. E alla fine elenca anche tutte le posizioni sessuali che noi possiamo assumere, le racconta, addirittura le disegna. Quindi è una proposta anche di lavoro per le scuole questa, cioè visitiamo i centri storici con i maggiorenni, ovviamente invitiamoli a fare l'amore in questi luoghi. Tutto questo mi rendo conto che ha un sapore oggi nel 2017 di scandaloso, le compagne più anziane di me mi spiegano che oggi è scandaloso, 40 anni fa non era così, si parlava liberamente nelle assemblee di temi come l'amore, la sessualità, e non si aveva paura o vergogna di parlare del piacere, del concetto di piacere, quindi si vede che siamo andati indietro. Allora Francesco, tu a Cleto, e quali posizioni sessuali metteresti in campo per recuperare? Posso dire un posto che consiglio a tutti quanti ad andare, che è nel castello, che è un posto solitario, insomma, ho visto che ci sono vari anfratti, quindi nel castello, poi lascio un po' all'immaginazione di tutti quanti. Sono arrivato a Calabria ti amo perché dopo aver scritto Calabria ti odio, e quindi in questo libro ho messo in evidenza un po' tutte le schifezze di cui ho parlato all'inizio, alla prima domanda, quindi era uscito un quadro della Calabria in effetti dove uno dopo averlo letto o se ne andava oppure non ci avrebbe messo più piede. Poi però ho voluto un po' ripagare questa cosa, perché è chiaro, noi che viviamo in Calabria e lottiamo per avere una Calabria migliore, vuol dire che sotto sotto sì la odiamo, però sotto sotto la amiamo, e allora è chiaro che tutto quello che noi vorremmo che si facesse è appunto perché appunto questa terra la amiamo e vorremmo valorizzare delle cose che semmai non sono valorizzate. Allora io ho fatto un po' un altro giro, cioè mentre facevo Calabria ti odio vedevo le bellezze della nostra terra, quindi in questo circuito che ho fatto amorevole della Calabria ho evidenziato gli aspetti belli della nostra terra, e in effetti ce ne sono parecchi. Ho preso anche delle tradizioni che c'erano della nostra terra,
ho evidenziato, ho scoperto che c'è una Calabria erotica che non conoscevamo, che è stata sottaciuta, che è stata appunto anche questa eliminata. Ci sono poeti erotici, poeti che hanno scritto poesie erotiche, romanzi erotici, che sono stati perseguitati per quello che loro scrivevano, per le poesie. E quindi io ho fatto un po' questo circuito. Poi è chiaro, se uno ama la bellezza, legata alla bellezza c'è l'amore, c'è l'erotismo, c'è il sesso, allora è chiaro che se uno si trova in un luogo solitario, in un luogo bello, che ama la bellezza, beh, insomma, penso che sia la prima cosa che ti viene, se sei con una compagna, è di baciarla, abbracciarla, poi se vedi che la situazione si presta, vai un po' oltre. Io ho pure scoperto una cosa, no? Perché ho studiato molto la vita di San Francesco di Paola, e studiando la vita di San Francesco di Paola, poi se mai potremmo fare un altro incontro su San Francesco di Paola e dirvi delle cose che appunto non si conoscono, perché la Chiesa non ha voluto far conoscere di questo santo le cose più. Però la cosa è bella, guarda, se vi trovate a passare dal convento di San Francesco, andate giù al fiumicello e vedete che c'è una targa in marmo, una targa dedicata a un'erezione di San Francesco di Paola, insomma non è niente di blasfemo, però in effetti lì cos'era successo? Questa è l'ultima edizione del Cleto Festival. invece no, è un aspetto umano di questa persona, perché giustamente lui è andato al fiumicello, ha visto una contadina, è scritto, ha visto una contadina, a un certo punto si è sentito infiammato, insomma, ha avuto un'erezione, parliamoci chiaro. Quindi si è sentito infiammato e che ha fatto San Francesco? Si è buttato nel fiume freddo, nell'acqua per calmare i suoi bollori. E hanno fatto una targa, c'è una targa, quindi voi andate a vedere, non dico niente di blasfemo, c'è una targa a questo ricordo di San Francesco che si è buttato perché aveva visto la contadina. Allora noi volgiamo a terminare la. C'è una domanda dal pubblico, prego. Io sono di Aiello, no? Aiello fa 120 abitanti residenti al centro storico. Mi chiedo, ma perché i paesini stanno quasi sparendo? Dovete spiegarlo, ma con parole, cioè con realtà, non teoria. Aiello 120 al centro storico. Il resto, Aiello io lo dico che è un sobborgo di Campora, frazione di Amantea, non ne parlo perché ho già le mie rogne con il signor sindaco di Aiello, perché io vivo a Milano, quando vengo da Aiello do dei suggerimenti come migliorare le condizioni di Aiello. Questo mi ha risposto in modo non elegante, siccome io non ho avuto mai bisogno dei politici, ho detto io pago le tasse, posso lamentarmi, di te me ne frego. È una cosa che, se volete vederlo, andate su Facebook, Luciano Imperato, e vedete che battaglia sto facendo con questo signore, sindaco di Aiello. No, così almeno con lo spunto, perché tutto quello che voi avete detto io non la condivido, io vivo a Milano, quindi voi parlate molto dei centri sociali, beh, a Milano la realtà è ben diversa. Io ripasso la parola all'autore del libro, così dà la risposta sui centri storici, poi dei centri sociali. Salutiamo i compagni del Leoncavallo storico, insomma. Comunque, e allora cosa c'è? C'è questo fatto, i centri storici della Calabria sono tutti in via di spopolamento, e questo ha varie motivazioni. Un po' è cominciata questa storia negli anni 70 con le prime emigrazioni, dove tutti quanti se ne sono andati, e chiaramente se ne sono andati tutti quanti, quindi hanno abbandonato i paesi. Abbiamo dei paesi, vi dico, Verbicaro è un paese che aveva prima, negli anni 60, aveva 10.000 abitanti, aveva addirittura una prigione, aveva un tribunale, aveva una storia incredibile, aveva tutti i terreni attorno a Verbicaro, erano tutti coltivati
Poi con la grande emigrazione, adesso Verbicano c'è 2.000-2.500 abitanti, una seconda emigrazione l'ha avuta verso la costa, perché è chiaro che se tu da un paese cominci a togliere la scuola, cominci a togliere la caserma dei carabinieri, cominci a togliere la farmacia, cominci a togliere le poste e quindi perdi quelle che sono le necessità primarie proprio, non dico l'ospedale che vabbè, non è che un paese, ogni paese può avere un ospedale, ma al limite anche la guardia medica, per esempio. E quindi man mano, per esempio, io vedo Buonvicino che alle spalle di Diamante ormai sono rimaste 40 persone a Buonvicino, che prima ne aveva 2.000-3.000. Adesso a Buonvicino sono rimasti quelli che hanno le case nelle campagne, e allora quelli sono rimasti. Ma quelli che stanno proprio nel centro storico se ne sono andati tutti, perché a Buonvicino non c'è più niente. Non ci sono né carabinieri, né l'ufficio postale, né la guardia medica. La scuola è stata spostata più giù. Allora è chiaro che uno come fa a vivere in un paese come questo? Allora è chiaro che se ne vanno. I sindaci possono fare ben poco, salvo che appunto non facciano come ha fatto il sindaco di Riace. Il sindaco di Riace, che è stato dalla rivista Fortune, che è una rivista americana che fa degli studi sociologici mondiali, ha individuato i migliori 50 sindaci del mondo, cioè quei sindaci che si muovono per il proprio paese, che fanno le cose a proprie spese, per il proprio paese, che non fanno le cose per fare politica. Ne ha individuati 50, in Italia ne ha individuato uno, il sindaco di Riace. E lui ha avuto un premio per questo, e ne hanno parlato tutti i giornali, chiaramente tutti lo tengono alla larga questo sindaco, anzi cercano di boicottarlo perché il suo esempio, il suo lavoro è un lavoro che darebbe fastidio e dà fastidio all'Andrangheta, allo Stato, alle prefetture, perché lui cosa ha fatto? Il suo paese erano rimasti, nel suo paese sì e no, 70-80 persone, il paese era tutto spopolato, non c'era più nessuno, non lo volevano nemmeno riabitarlo, perché chi sta in Australia, chi sta in Argentina, chi sta in... non vengono più, c'è gente che non viene più da 50 anni e c'ha una casa come questa. Ebbene, il sindaco che ha fatto? Ad alcuni ha chiesto di averli in regalo e l'hanno scritto. Io ne ho avuto l'ultima casa, io sono stato 2 anni fa, l'ultima volta sono stato 2 anni fa, mi ha fatto vedere una lettera di uno dell'Australia che gli ha scritto, ha detto caro Mimmo, lui si chiama Mimmo Lucano, caro Mimmo, la mia casa te la regalo, però ho un patto. Lui odiava i riacesi, non voglio che tu la dai a uno di Riace, non lo so per quale motivo, comunque non l'abbiamo nemmeno voluto sapere, però la devi dare agli immigrati. E questa è l'idea. Allora lui, da almeno 10 anni, lui ha fatto riabitare queste case agli immigrati. Non li ha chiusi come fanno certi che ci speculano sopra, non li ha messi in quelle tendopoli che noi vediamo alla televisione, che poi è chiaro che se tu metti 3.000 persone in una tendopoli spingi a delinquere, spingi a fare tante cose, perché voglio mettere pure insieme, vorrei vedere 3.000 italiani in una tendopoli come si comportano e fare l'esperimento come fanno con i topi. E allora quindi è chiaro che poi è facile a fare demagogia su queste cose. Lui invece li ha pigliati, li ha messi in queste case, le ha avuto finanziamenti per la ristrutturazione. Adesso il paese si è riabitato completamente, la scuola ha riaperto i battenti e nella scuola ci stanno tutti i bambini. Voi non ci crederete, delle volte quando vedete alla televisione fanno i comuni, i sindaci fanno proteste perché arrivano 16 immigrati in un paese di 300 abitanti, fanno le barricate per una cosa del genere. Semmai hanno chiuso la farmacia, non hanno fatto nessuna barricata, hanno chiuso la caserma dei carabinieri, si sono fatti i fatti loro, arrivano 15 disgraziati da una parte del mondo, fanno le barricate perché altrimenti la loro società viene messa in pericolo. Lui ce n'ha 600, andateci a Riace, ce n'ha 600. Con queste 600 persone non ci ha speculato sopra, ha costruito delle cooperative di riacesi, 70 riacesi lavorano su queste 600 persone, 70 riacesi che non avrebbero mai lavorato a Riace, mai. Loro stanno lì, chi si occupa
dei corsi di formazione, chi si occupa della mensa, chi si occupa di accompagnare i bambini a scuola, chi li deve portare in ospedale. Il 5 agosto è stato aperto nel comune di Riace un ambulatorio medico con medici volontari della zona che vanno a Riace due volte, tre volte alla settimana, volontariamente. C'erano medici che erano andati in pensione, che avevano strumenti loro, li hanno portati lì i loro strumenti, hanno aperto un ambulatorio medico che è stato inaugurato il 5 agosto e che adesso è a disposizione sia degli immigrati che dei riacesi, chiaramente, per quelli che ci sono, quindi non è una cosa fatta per gli immigrati, è fatta per tutti. Il paese adesso si è di nuovo riabitato. Quindi io penso che questa esperienza, che è un'esperienza che dà fastidio, perché non ci possono mangiare sopra, non ci possono mangiare sopra, non ci può mangiare nessuno sopra. Quindi è un'esperienza che non deve andare avanti e che quindi viene boicottata e fanno di tutto per non farla andare avanti. Allora questa esperienza si potrebbe fare in tutti i paesi della Calabria, anzi si potrebbe allargare. E ritorniamo alla questione degli incendi. Noi abbiamo terreni in Calabria che sono ormai abbandonati, che sono proprietà dello Stato, che sono aree demaniali. Che semmai quelle aree demaniali erano prima nelle mani di contadini che poi sono emigrati e le hanno abbandonate. Oggi perché ci sono gli incendi? Ci sono gli incendi anche perché nessuno coltiva la terra. Prima, quando c'era un incendio, i primi che difendevano, mica chiamavano a Carlo Tanzi, la protezione civile o i vigili del fuoco, erano loro stessi, spegnevano, scendevano loro, le famiglie lo spegnevano subito, perché è chiaro che era un pericolo per loro. E quindi erano loro che intervenivano, ma oggi chi interviene? Se voi passate nei paesi, oppure anche venendo qui a Cleto, voi vedete ruderi da tutte le parti, allora perché non pensare anche? Ma c'è gente che viene dall'Etiopia, che viene dall'Afghanistan, cosa che ha fatto il sindaco di Riace, aveva dei terreni che erano di proprietà comunale, li ha dati a delle famiglie afghane che hanno fatto anche degli allevamenti di asini, con i quali asini fanno anche la raccolta differenziata nel paese, che non vanno nel paese con i motorini, vanno con gli asini, con le gerle e raccolgono la raccolta e fanno la raccolta differenziata casa per casa e lo fanno degli immigrati. E adesso con questi asini che sono diventati tantissimi vogliono fare anche un piccolo laboratorio dove poter fare il latte che viene dagli asini. Quindi non è che non ci sono. È molto costoso, esatto. Quindi non è che non si possono fare le cose che si possono fare. E si possono fare anche dando la terra. Certo che è un caso che dà fastidio, è grazie che è un caso, ci credo che è un caso e quindi noi questo dobbiamo stimolare, questo caso e dobbiamo farlo diventare, a parte il fatto che adesso anche dei paesi vicini, per esempio a Camini la stessa cosa, anche a Gioiosa, Saletti, ci sono dei paesi vicini che piano piano anche loro stanno facendo questo tipo di politica e che appunto se noi la incentivassimo tutti quanti, secondo me potremmo fare anche un modo diverso di accoglienza e di salvare anche i nostri centri storici. Allora, la presentazione del libro è rivolta alla fine, io ringrazio Francesco Cirillo e Claudio De Salvi, a Claudio lo ringrazio particolarmente per l'augurio per il matrimonio, invece a Francesco gliene faccio uno più grande per il suo e nulla, io colgo l'occasione per fare un piccolo regalo ai nostri ospiti che è la maglietta del festival. Io mi auguro che questa maglietta sia più che una maglietta un messaggio che voi condividete con le persone che incontrerete, che sia anche un messaggio di come dire, che porti qui a Cleto le migliori energie che voi incontrerete. Una è per te Claudio e l'altra è per Francesco. Grazie.